minuto, perché ancora ci vorrà qualche minuto, io vorrei veramente avere il nostro ospite qui, Luca Bracali, eccolo qua. Ben arrivato Luca, ciao. Ciao. Con grande Grazie. Piacere abbraccio uno dei personaggi che tutti vorrebbero conoscere e io ce l'ho qui. Non è vero, non esageriamo, sei troppo gentile Anna Maria. Allora, stare con lui significa girare in modo caleidoscopico il mondo, perché lui ha visto tutto. Vi pregherei di mandare la cartina, eccola qua. Allora, commentala da solo per favore. Diciamo no, tutto no è un termine un po' troppo, no? Rafforzativo, direi, dal polo nord al polo sud, attraverso ogni fascia equatoriale, quindi steppe, deserti piuttosto che montagne e quanto altro, 131 paesi, comprese quelle isolette, quei cerchiettini rossi che vedete, sono Hai le isole più belle del mondo. Hai fatto una puntatina anche lì, eh? Sì, dalle Galapagos alle Hawaii, alle Seychelles, alle Maldive, Mauritius, Réunion, e naturalmente Bora Bora, Polinesia, quindi e quant'altro. Insomma, tutto ciò che di bello c'è nel mondo e anche di meno bello ho cercato di vederlo. Ecco, ma non è che è andato per turismo, tanto per vedere. Lui è andato con proprio l'amore per esplorare, fotografare. Quindi, inviato speciale alle falde del Kilimangiaro. Ho fatto una diretta, sì, con Kilimangiaro proprio 10 giorni fa nel mio ultimo viaggio, nei grandi parchi USA. Ho fatto una diretta via Skype, Rai 1, faccio il regista per Easy Driver. Regista per Easy Driver, fotografo in tutto il mondo, le tue fotografie sono celebrate. Collaboratore attraverso Scoop che lui ha fatto del National Geographic, quindi autorevolezza estrema. Insomma, io da dove possiamo cominciare? Non lo so. Cominciamo dal come si fa ad adattarsi, a andare al Polo Nord improvvisamente un giorno. Ah, dimenticavo, fai parte anche di gruppi di studio di scienziati, sì, che sono membro stai dell'APEX, seguendo, sì, nel 2008, sì, per i contributi mediatici. Praticamente oggi, diciamo, fare il fotografo è un termine un po' troppo, se vogliamo, generalista. Chi è che oggi anche non è fotografo? Abusato, insomma. Abusato, insomma. Tutti i mezzi, basta avere, bravo, basta avere un telefonino e sei un fotografo, esatto, oggi. Quindi oggi il fotografo, a mio avviso, a mio modesto parere, è quello che aggiunge, diciamo, delle informazioni alle fotografie, che già di per sé debbono parlare, debbono esprimere un concetto, un valore, però se gli diamo la voce di un'autorevolezza, diciamo, una voce di uno scienziato, per esempio, diciamo, che riesca ad esprimere in questo tuo scatto, aggiungendo appunto questo valore che noi si cerca, quindi io racconto molto della Terra, il dramma della Terra, il pianeta Terra che si scioglie e quanto altro, facendo vedere il lato positivo, ciò che ancora ci resta di bello da vedere. Ecco, beh, se mettiamo la voce di uno scienziato che con numeri, cifre, esempi, ci fa vedere un confronto fra passato e presente, quello che è, ecco, forse terribile che potrebbe essere il futuro, se ma e io mi verrebbe da dire, insomma, stiamo adesso in una diretta, giusto Anna Maria? Quindi, assolutamente sì, okay, è il nostro pregio, infatti e quindi mi viene da pensare e pregherei appunto tutti noi e tutti coloro che ci seguono a casa di fare proprio un pensiero alle persone appunto della Sardegna, i sardi che hanno perso la vita in quello che è un grande dramma che proprio, insomma, stiamo vivendo in questi giorni. Ma mi viene anche da pensare la Sardegna, perché c'è molto vicina, certo, ma vogliamo parlare degli 80 uragani, piccoli uragani che si sono scatenati nell'Interland americano in 2 giorni? Vogliamo parlare delle Filippine? Come vedi, cioè cambiamenti climatici che portano grandi catastrofi, assolutamente, grandi tragedie, sì, assolutamente, e quindi sì, attraverso anche le sue fotografie e il commento degli scienziati che studiano questi cambiamenti si può fermare il tempo per dire questo è in questo momento, speriamo che rimanga così. Brava, no? Più che altro anche indurre alla riflessione, cioè io ti mostro come voi mostrate appunto un piatto straordinario preparato dal nostro chef Antonio e riflettiamo su come la sua sapiente mano abbia potuto dosare gli ingredienti, io con le mie immagini e con le parole degli scienziati cerco di far riflettere, appunto fare una fotografia del nostro pianeta, così siamo, così è, vogliamo finire di distruggerlo o magari ci fermiamo un attimino? Allora, viaggiamo un po' attraverso le fotografie e il video che avevamo appena iniziato. Allora, questo. Qui mi sto lavando i denti, dopo un lauto pranzo, ecco, anzi una lauta cena. Qui siamo a mezzanotte circa, come vedete, a mezzanotte al Polo Nord il sole non tramonta mai, la luce è fortissima e chiaramente c'è poco da fare. Lì non è che si stia proprio bene, ci vorrebbe proprio la troupe, il team aspettando il TG con me a seguirmi, perché darebbe un valore enorme.
Qui invece ci troviamo nella mia mostra in Piazza Centrale a Bologna, una mostra che posso dire senza falsa modestia che è andata a ruba, nel senso che hanno rubato le immagini. Ah, ecco, ecco, è così piaciuta che tre immagini, questa degli orsi polari si è salvata, ma tre immagini sono sparite nella notte. Quindi è una delle mostre che ho fatto in Italia, l'ho fatta a Milano, Roma, Fabriano, ma poi New York, nell'Agora Art Gallery, piuttosto che con ambasciate. Questa è un'immagine che mi ritrae ben 15 anni fa, adesso sono un po' vecchietto, sono sulla soglia dei 50. Ah, quindi, insomma, mangiando aragoste, che cos'è? Ecco, mi sembra tutto bene. Sì, qui sono le aragoste giganti, qui siamo in zona Briar Island, appunto nel, è vicino alla, dove è appunto avvenuta la tragedia del Titanic, siamo in quella, in quella zona lì, quindi ci sono questi aragostoni meravigliosi. E... ecco, questo però è un video che è fra i più amati al mondo, faccio vedere interamente mentre lo commenti, perché una caratteristica nei tuoi lavori è sempre di apparire, per cui fai capire che non è un falso, bravissima, ma ci sei sempre. Bravissima, non è per diciamo essere, insomma, voler essere al centro dell'attenzione, ma soprattutto perché per dire, oggi io le ho vissute, le ho viste, altrimenti il web imperversa. Qui ci troviamo appunto nel nord della Norvegia, dove sono stato, ci vado di solito due volte l'anno e ci tornerò anche fra breve, e alle isole Lofoten, vicino alle isole Lofoten, e questo si chiama quella dei baccalà buonissimi. Sì, dopo te lo spiego. E questo è il famoso bacio del lupo. Tre anni, ecco, per riuscire a far questo, perché i lupi sono molto scettici. Quindi il lupo ti fiuta e capisce che comunque non va bene, è intelligentissimo, un animale straordinario e se ne va. Io ho tentato l'approccio 4 volte in 3 anni con 2 biologi, non sono lupi addestrati, non avevano mangiato, niente di niente. Anzi, al contrario, purtroppo si sono mangiati una persona, a dir la verità. Ah, ecco. Anche se non andrebbe detto, però è la realtà, non qui ma in Svezia è caduto, e quindi non è uno scherzo questo. E c'è una regola, mezz'ora di corso proprio per approcciare il lupo, per riuscire magari a non farsi mangiare ma a farsi baciare. Pensate, questo è uno dei video più famosi al mondo. Tra l'altro l'emergenza, guardate che bellezza, l'emergenza lupi è da noi adesso, per cui i lupi stanno, pensate, l'allevamento di pecora, non c'entra nulla, in Toscana sta, un allarme la Coldiretti, avendo dei seri problemi proprio per i troppi lupi. Senti, l'addestramento però, parlando, saltando in un'altra parte, sempre animali, perché il cuore batte, gli animali sono proprio l'esempio più vivente della bellezza di un luogo tante volte. Esatto, no? Brava. Ecco, raccontiamo questo perché è altrettanto peculiare. Qui ci troviamo nel Kalimantan centrale, ecco, nel Kalimantan centrale siamo, cioè? Diciamo in Indonesia, Borneo, ecco quell'area lì, e questo diciamo, pensate che è una scuola di rieducazione dei cuccioli di orangotango, ecco, che hanno perso i propri genitori, padre e madre uccisi dai bracconieri. E naturalmente non riescono ad adattarsi di nuovo alla foresta, e poi comunque verrebbero a loro volta uccisi, braccati e quant'altro. Ecco, perché vengono braccati? Scusami, l'orangotango che... Perché chiaramente purtroppo ci sono le solite cure asiatiche, la medicina asiatica, ayurvedica e quant'altro, insomma ci sono in alcuni casi anche la cucina stessa, insomma non voglio raccontare. Quindi, quello diciamo, che viene delle fatto... abitudini. Sì, delle abitudini terribili, insomma ci sono dei ristoranti appunto in Corea che... bravissima, ecco, che non lo voglio nemmeno dire per rispetto al... ai nostri, ecco, ascoltatori, ma sono cose assolutamente oscene, secondo me, ecco, questi andrebbero messi direttamente in galera, ma senza neanche un processo. Sì, perché questo non è cultura alimentare. Ma non è cultura, no, ed essere animali, ma più degli animali stessi, insomma, gli animali hanno la loro coscienza, questo gli animali è veramente ci amano, no, molto noi crudo. Non li amiamo. Però tornando allora a questi piccoli orangotunghini, che dovete sapere hanno nel DNA quanto parte, potremmo dire, di noi? 97%. Ecco, 97, io potrei essere quasi un'orangutanga. Allora pensate che rimangono da soli, e quindi ci sono degli insegnanti che li riabituano a capire dove è il bosco, come è vivere, che ora io lo chiamo bosco, ma come è vivere la foresta, come arrampicarsi nuovo negli alberi, abituarsi insomma alla vita. E c'è un corso proprio in classe, sono classi all'aperto, eccetera. Vedete, io indossavo la mascherina. Sì, perché indossavi la mascherina? Per non attaccare loro malattie. Ah, quindi invece dell'opposto, sì, esatto, sei tu, esatto, pensa, esatto, essendo bambini, esatto. Quindi guardate. Sì, esatto. E questo per lui è stato molto, mi hai detto, commovente, perché comunque... Ho pianto. No, sì. Io realmente, io sono di quelle persone che piange molto raramente. Perché sennò piangeresti sempre, la bellezza, la natura, l'emozione. Bravissimo. No? Io sono trovato in doccia, da solo, mentre facevo la doccia, e mi hanno detto, ma cosa, Luca, cosa hai visto oggi, cosa hai vissuto? Mi sono commosso pensando alla bellezza straordinaria di madre natura.
Ma poi guardiamo anche gli orsi, perché ci sono anche delle... Hai realizzato un reportage sugli orsi. Beh, che non so se orsi, è qui la gli sera orsi di Orsi non... Bianchi. Gli orsi è uno dei miei, sì, sicuramente dei miei target preferiti a livello di animali come studio, ma perché anche è l'icona vera, diciamo, del mondo artico, quel mondo che sta lentamente scomparendo. Poi il bianco, polare, la purezza, viene la purezza. È vero che viene ingabbiato per poterlo transitare da un luogo all'altro dove non è cacciato. No, diciamo che è vero, ma va fatta una specifica. Esiste un paesello al mondo che va molto di moda, che anche nei TG ricorrenti, si chiama Churchill, in Canada. Ecco, sì, esattamente. Dove gli orsi polari arrivano da noi come da noi possono arrivare i cani e i gatti, più o meno. No? Un paragone un po' forzato. Diciamo cinghiali, va. Ecco, diciamo, ma anche di più, direi, sai. E quindi cosa fanno? Ovviamente hanno un grande rispetto per questo animale, invece di ucciderlo, oltretutto la carne, meno male, la carne di orso polare non è un granché buona, mentre quella di grizzly, di orso bruno, sì, purtroppo viene cacciata e mangiata, quella di orso polare no. Quindi vengono appunto sedati, addormentati, messi appunto all'interno di gabbie e riportati nel loro areale naturale, che comunque è lì, è a pochissimi chilometri. Le più grandi denning area del mondo sono proprio a Wapusk, che è circa una quarantina, 50 chilometri, insomma, di lì a poco, ecco. Senti, qui invece... Ecco, qui sto assaggiando, dopo aver assaggiato carne di caribù inzuppata in Che cos'è la carne di caribù? Caribù, diciamo, è un animale appunto dell'Artico, simile alla renna, chiamiamola appunto una renna. Chi okay? Non ha il caribù in frigorifero? Bravissimo Antonio. Inzuppato però in una salsetta di olio di foca, non è appunto l'olio che ci delizia il buon Antonio di Osei Piatti. E poi ho provato anche, qui eravamo a 35 sotto zero... Siamo a Barrow, ci trovavamo a praticamente l'ultimo avamposto del continente americano, dopo di lì andiamo nei grandi ghiacci polari, quindi è l'ultimo edge, l'ultimo tratto di costa. E gli Inuit appunto mi dissero: Luca, se vuoi venire con noi, star fuori 8 ore a 30-40 sotto zero, rimanere così, devi fare come noi. Gli Inuit non sono, sarebbero gli eschimesi, ma eschimesi è un termine offensivo, Inuit vuol dire gli uomini, quindi gli uomini, proprio così fieri di se stessi, hanno bisogno di questo, questo cibo che dà loro forza. Io ho dovuto assaggiare la carne di balena. Ti è piaciuta? Allora io sono contrario ai giapponesi che cacciano la balena, attenzione, quelli sono veramente criminali come gli altri. Questa è necessità, questa era un'altra cosa. È sustainable food, per cui è cibo sostenibile, o mangi quello, lì il McDonald's non ce l'abbiamo, per cui ma poi lo mangeresti il McDonald's, non me lo dire. No, sarebbe un po' offensivo. È vero che lo trovi in tutto il mondo, però. Sì, però Barrow fortunatamente non ci sta. Ma non ci sta neanche Antonio, per cui dobbiamo fare di ogni necessità virtù. E la carne di balena, sì, anche cruda, io adoro la carne cruda, è buonissima, adoro la carne cruda, il pesce crudo, tutto ciò che è crudo, comunque l'adoro perché... conserva, che so, le proteine in maniera naturale. Adoro perché anche quindi il cotto, perché essendo così magro, per affrontare simili viaggi, perché non solo ricordiamo campione di Formula 1, no, beh, del motocross, insomma, no, di tutto, ho provato penso tutto, che tua mezzo, mamma veramente abbia viva sempre con il batticuore. E giustamente allenarsi e mantenere un fisico per poter anche avere questi sbalzi termici, sì, sia un dovere. E quindi come fai? E poi torniamo al nostro coniglio, che mi immagino ti faccia tanto bene comunque. Guarda, allora, il conigliolino così, allora, alla vernaccia. Sì, infatti, guarda, il coniglio tra le altre cose non è neanche il mio piatto preferito, ma in trasmissione ero appunto dietro le quinte ad ascoltare e onestamente mi è venuta una gran voglia di coniglio, non so per quale ragione, e c'è un gran profumo. Allora, come ci si abitua comunque a questo sbalzo, tutto un tratto da normale arrivare su e dover affrontare questi 9 giorni di percorso? Beh, allora innanzitutto ci tengo a specificare che io ho affrontato ad oggi 12 missioni fra artiche e polari. Quindi ormai ci sei abituato. Quindi esatto, non è stata la prima, è stata la prima, diciamo, 9 giorni di marcia verso il Polo Nord. Il Polo Nord è difficile perché è in autosufficienza alimentare e logistica, vuol dire che tu hai una slitta e con questa te la trascini dietro per 9 giorni, è la tua vita, mangi, bevi, dormi, è tutto lì in questa tua slitta. Però ho affrontato con gli orsi polari per esempio 35 giorni a 50 sotto zero, ben più difficile, con una piccola differenza, che la sera andavamo in questi cottage, in questi rifugetti, diciamo in mezzo al niente, però comunque c'era del legno, c'era della carne, c'era del fuoco, calore, e quindi si vive diversamente. Quindi come ci si prepara a una missione? Con la testa, Anna Maria, con la testa si riesce a fare qualunque cosa. Cioè, io quindi volere penso, e potere? Volere e potere, io penso di essere l'antidivo, l'antimito, l'anti-superman, voglio 55 kg, insomma, meno di me cosa si può fare? Magari adesso però... apre muscoli. No, pazzeschi. No, non c'è nessuna sorpresa. No, ora stiamo scherzando, ovviamente. Però con la testa
con la testa, se vuoi, riesci a comandare il tuo corpo. O con la passione, perché anche la forza di volontà, dici io ce la devo fare, ma questo è, diciamo, voglio esortare tutti coloro che da casa ci stanno ascoltando, quindi si può anche, ecco, essendo magari imbranati come me, diventare dei grandi chef seguendo i consigli appunto della tua trasmissione e della cucina di Antonio, però si può anche diventare appunto esploratori, fotografi, diciamo, extreme, proprio se la testa ti dice questo voglio, fortissimamente voglio. E questa è un'immagine che dice tutto. Allora, Luca, con te torneremo fra breve, ma seguiamo la fase finale. Metti più di me. Luca, torna qua. Vai. Subito, vieni. Ma guarda un po'. Voleva farmi condensare il tutto, due piatti in uno. Allora Luca, mentre nel frattempo sta per bollire, appena bolle noi gettiamo la pasta, sì, e lo seguiamo, noi vogliamo continuare un attimo, perché sì, i tuoi, diciamo, il passato prossimo, hai detto che è stato un servizio fatto proprio una settimana fa per Easy Driver, oppure per che cosa? Allora, per Easy Driver su Rai 1 i servizi sono settimanali, per cui ogni sabato ho comunque un servizio a spasso per l'Italia. E okay, il prossimo ce lo puoi dire? Il prossimo andrò a montarlo proprio domani e sarà a Finalborgo Ligure, quindi in Liguria. Ma questo è andato 2 settimane, quello che andrà questo sabato invece è stato girato in Spagna, perché ogni tanto faccio le puntatine anche fuori, anche per Easy Driver. Sì, però 15 giorni fa ho ambientato una storia che lancerò nella puntata proprio di Natale, 8 giorni negli USA con un live story, quindi ogni giorno raccontavo una storia, in 8 giorni 7 parchi nazionali, dei più belli, da quelli del, di Yogi, quelli di Yogi e Yellowstone, e quelli si trova a nord-ovest, sì. Io ero esattamente dalla parte opposta, diametralmente opposta, quindi al sud-est, quindi mi sono fatto tutti i canyon, canyonland area, diciamo, quindi Grand Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Red Canyon, nel periodo dell'autunno, che nel periodo dell'autunno, che appunto sono dei colori, vengono fuori dei colori straordinari, belli e intensi quanto il colore che è del nostro sugo, del nostro sughetto appunto che il buon Antonio sta appunto mettendo a soffriggere. Quindi diciamo, ho vissuto questa avventura straordinaria per quanto riguarda appunto un'area sì conosciuta, ma alla quale ho voluto dargli un'interpretazione un po' particolare. Ti ricordo che appunto nella Monument Valley grossissimi nomi, forse i più grandi e famosi, sono passati. Mi viene in mente Ansel Adams, il grande maestro della fotografia, fino a John Wayne, ecco, insomma, interprete dei più celebri appunto film del Far West. Quindi ecco, una certa emozione realmente te la lascia poter vivere, diciamo, questo luoghi, non l'intensità. Sapere che cosa, cioè il mondo, la bellezza e la grandezza del mondo, poterla capire vivendola, mentre magari uno la guarda attraverso giusto la televisione, viverla in persona credo che sia meraviglioso. Sei una persona, non voglio dire fortunata, ma veramente hai qualcosa in più. C'è una fotografia che a me piace tanto e che mi fa piacere proprio che venga mandata, che è quella dei piccoli Dalai Lamini che sbucciano i pistelli. È difficile dire questo termine, Dalai. Questa è stata appunto coniata, però sei stata brava, complimenti, perché non è facile dirlo. Infatti questi piccoli Dalai Lamini, come hai detto giustamente te, sono per così dire diciamo monaci buddisti tibetani che vivono a Dharamsala. Tu sai appunto che in India diciamo, vive in esilio il Dalai Lama, sua santità il Dalai Lama, persona di grande spessore spirituale. Che sei riuscito anche a vedere, fotografare. Che sono riuscito però veramente un colpo di fortuna, perché stavo andando al celebre incontro con Barack Obama. Quindi l'ho incontrato, ci siamo incrociati per strada, ovviamente lui era scortato, e l'ho fotografato. E la cosa bella appunto è vedere in questi templi appunto buddisti come i giovani monaci piccoli, guardate, questi bambini che insomma avranno 5-6 anni già appunto hanno i loro compiti, hanno i loro ruoli anche all'interno della cucina, qui stanno appunto aprendo i piselli, insomma, quindi ecco è già un piccolo compito al di là del loro vivere quotidiano, questa grande spiritualità. Ma poi potremmo veramente parlare ancora tantissimo. Nel frattempo sentiamo invece nel Polo Nord, l'ospite di oggi, che cosa aveva la fortuna e quando e se poteva mangiare qualcosa. Oggi, come abbiamo avuto ospite ieri sera, abbiamo definirlo un personaggio che ama l'avventura. Ama l'avventura, ama gli animali, ama viaggiare, ama veramente il fatto di esistere. E tutto quello che lui fa, che siano documentari, che siano
prove di forza fisica, che siano incontri, li fa con un cuore che vibra. Luca Bracali, eccolo qua, vieni. Salve, chef. Certo hai vibrato vedendo lui con quel pacchero, eccoti qua. Allora, descriverlo è un po'... sarebbe semplice se non avesse tante tante di quelle cose da dire di se stesso. Allora proviamo un attimo. Regista, Easy Driver. Esatto, Rai 1. Rai 1, uno dei più quotati inviati speciali alle Fate del Kilimangiaro, per dirne una, ma quanti ne potremmo dire? Potremmo dire TG2 Storie, potremmo dire Oasis, Latitudes, comunque anche collaborazioni con National Geographic, magari qualche mostra internazionale. Perché è un grande fotografo. Libri con Mondadori, insomma, vabbè, potremmo raccontare un po' di cose. Insomma, è un personaggio che è un grande piacere poter ospitare qui. L'abbiamo già visto ieri, ha presentato un... piccoli frammenti della sua storia. Oggi volevamo parlare del arrivare al Polo Nord. Grande emozione. Sì, grande emozione, però nel team mancava Antonio Gambaro. Sicuramente, sicuramente sarebbe stato quel valore aggiunto che avrebbe dato ancora più, diciamo, spessore. Se sempre, così. Portami con te che io ti cucino una foca, quello che vuoi. Come una foca, no. Allora, la prossima volta, senti, Luca, nel team ci sarà la maestra Sfoglia, io che dirigo il team della cucina e lui che cucina, va bene? Ma tu sei allergica al freddo, se ben so. Vabbè, ma io mi copro bene. Riusciamo a fare. Parlo volentieri, allora. Sì. Mi trovo quasi di casa qui, veramente, anche se è la seconda volta, insomma, però come fosse la prima, no? Allora, dicevamo, il Polo Nord, quanto tempo sei stato lì? Dunque, è stata, come dire, una spedizione di 9 giorni, una spedizione che parte dall'isola Svalbard, nel nord della Norvegia. Siamo a 1200 km dalla Norvegia, da lì ci spostiamo con gli aerei russi, gli Antonov, fino a 100-150 km dal polo nord geografico, 90° parallelo. Bene, da lì scendiamo, viene piazzato appunto un campo base, Barneo, che costa 1.800.000 euro e dura un mese. È la porta di accesso al main, appunto, Gate of the Arctic, per esploratori, escursionisti, turisti danarosi, piuttosto che anche per scienziati. E ecco, da qui si parte, diciamo, una marcia in alcuni solitario, altri appunto in 3, 4, 5, 8 fino a 10 esploratori, e raggiungiamo a piedi, o meglio sugli sci, il Polo Nord geografico. 9 giorni di marcia fino appunto a raggiungere questa ambita meta, che per carità non siamo né eroi, non siamo né superman. Però è una piccola soddisfazione, anche perché io lo faccio anche sotto un aspetto documentativo, insomma, non voglio dimostrare niente a nessuno, se non che quelli che sono i drammi del pianeta Terra. Allora, in un'altra puntata, visto che purtroppo non abbiamo più tempo, scopriremo che cosa ha mangiato, anche se ce lo puoi dire una cosina piccola piccola? Cioccolata, frutta secca e cibi liofilizzati. Pensate un po'. Già è magro, eh? Comunque è un grande piacere aver avuto qui Luca Bracali, Antonio Gambaro, la nostra maestra Sfoglina, Alessia. A presto, Linea Telegiornale.